Le porfirie sono un capitolo estremamente complesso nell'ambito delle malattie rare. Sono patologie che riguardano alterazioni genetiche della via biosintetica dell'eme. L'eme è una componente importantissima per la produzione dell'emoglobina ed è fatta da un anello tetrapirrolico all'interno del quale si colloca il ferro. Questo anello è quello che poi all'interno del core, diciamo, dell'emoglobina è quello che lega l'ossigeno, trasporta l'ossigeno, eccetera. Allora, questa via biosintetica è caratterizzata da una serie di passaggi a catena legati ad un'attività enzimatica. Cioè, un enzima fa sì che da un prodotto iniziale si passi al successivo fino ad arrivare all'anello tetrapirrolico. Allora, geneticamente ciascuno di questi enzimi potrebbe essere deficitario, o meglio, potrebbe essere difettoso e quindi non funzionare adeguatamente. Trattandosi sostanzialmente di una catena di montaggio, se uno di questi enzimi è deficitario, rallenta la catena di montaggio e quindi fa sì che si accumulano dei precursori che dovrebbero essere metabolizzati per lo step successivo. Questi precursori di questa via biosintetica si chiamano porfirine o precursori delle porfirine, che hanno delle caratteristiche particolari. Si accumulano nell'organismo in alcuni distretti particolari, per esempio a livello sottocutaneo, anche ovviamente a livello di alcuni organi come fegato e in alcune forme gravi anche a livello del tessuto nervoso, e hanno una peculiarità, sono fotosensibili. Ecco che quelle particolarmente diciamo rilevanti in termini di manifestazioni di patologia sono le porfirine che si accumulano a livello del sottocutaneo e quindi i soggetti, una volta che sono esposti banalmente alla luce solare, hanno questa reazione di fotosensibilità per cui si creano a livello della cute delle lesioni che possono essere inizialmente delle bolle che poi si rompono, che creano delle lesioni più evidenti, oppure anche semplicemente una come dire, reazione di tipo cutaneo caratterizzata da bruciore, tensione, che rende veramente intollerante l'esposizione alla luce. Questo per quanto riguarda le manifestazioni cutanee di alcune forme di porfiria, per esempio della porfiria cutanea tarda, che tutto sommato è quella un pochino più gestibile anche dal punto di vista clinico. Ma per esempio sono anche i segni e i sintomi di una forma che prende il nome di protoporfiria o porfiria eritropoietica, che viene spesso anche, che dà le sue manifestazioni già in età pediatrica, ma viene spesso misdiagnosticata come una banale reazione solare, orticaria, allergia al sole, in realtà invece è legata a questo difetto genetico. Perché è importante diagnosticarlo? Beh, è importante diagnosticare queste patologie perché le conseguenze a lungo termine, anche nella protoporfiria per esempio, possono essere molto severe a livello d'organo, in particolare a livello epatico, con insufficienza epatica. Ma quello che è drammatico in questa serie di patologie, che appunto sono sette le diverse forme di porfiria, sono le porfirie acute. Le porfirie acute possono portare a morte il paziente nell'arco di poche ore se non viene fatta una diagnosi corretta. Purtroppo gli attacchi acuti di porfiria si manifestano in modo molto equivoco, nel senso che i sintomi o i segni con cui il paziente si può presentare in un pronto soccorso possono simulare qualsiasi tipo di patologia. Molto spesso sono dolori addominali acuti. Possono essere reazioni di tipo anche quasi psichiatrico, perché il paziente ha delle reazioni veramente abnormi. Quindi il rischio di prendere un indirizzo che non è quello corretto può veramente essere molto rischioso. A me piace sempre citare un libro di Isabel Allende, Paola, patologia
Paola era la figlia di Isabella Allende, che morì per una non diagnosi di porfiria acuta. Quindi il messaggio relativamente a questo capitolo, sicuramente di malattie rare, ma non rarissime, perché il problema è che spesso non vengono diagnosticate, è che alcuni segni e sintomi in pazienti che hanno magari un quadro biochimico apparentemente normale devono essere sempre posti in diagnosi differenziale con le porfirie. I numeri non sono elevati, però, ripeto, il rischio di perdere il paziente è elevatissimo. Purtroppo gli strumenti terapeutici a oggi non sono molti. Per quanto riguarda gli attacchi acuti, al momento l'unica terapia disponibile è l'arginato di ematina, che va sostanzialmente a compensare quello che non viene realizzato nella via metabolica che dicevo all'inizio. E quindi nel momento in cui si pone diagnosi di un attacco acuto di porfiria, immediatamente bisognerebbe praticare questa terapia che controlla la situazione. Ci sono una serie di fattori che scatenano gli eventi acuti, quindi ovviamente conoscere la malattia e prevenire gli attacchi acuti, dando ai pazienti delle indicazioni di comportamento è molto importante. Per esempio, l'ultimo caso che abbiamo diagnosticato era una giovane donna che aveva iniziato una dieta rigidissima e lo scarso apporto calorico è stato un fattore scatenante. Quindi sono patologie complesse, ma che devono essere assolutamente nel patrimonio della diagnostica differenziale sia di soggetti con attacchi diciamo acuti di dolore o di contratture addominali, insomma, che simulano spesso quadri da addome acuto, sia nei bambini, soprattutto per la parte delle protoporfirie. Gli aneddoti raccontano. E tuttora effettivamente c'è un villaggio negli Stati Uniti che raccoglie una cinquantina di bambini affetti da una forma molto molto severa di porfiria cutanea e la condizione di omozigosi. Sono bambini che assolutamente non possono esporsi alla luce perché è talmente importante l'accumulo di porfiria che hanno che basta esporsi alla luce per avere proprio delle lesioni cutanee. Ma perdere pezzi di cute, eccetera. Quindi vivono in questi villaggi di notte sostanzialmente e gli aneddoti raccontavano che i vampiri erano appunto soggetti proprio perché comparivano la notte affetti da queste malattie. Anche per queste malattie, come per altre malattie rare, si sta aprendo un mondo dal punto di vista terapeutico. Ci sono nuovi studi sulla possibilità di intervenire geneticamente e correggere i difetti genetici, ci sono con le nuove tecniche di biologia molecolare, si stanno sviluppando delle nuove terapie. In questo la Fondazione Cagranda Policlinico ha un'expertise accumulata negli anni, abbiamo una disponibilità per pazienti affetti da attacchi acuti, in qualunque momento possiamo intervenire e naturalmente ci poniamo, e di questo siamo riferimento nazionale, come centro di riferimento per la diagnostica molecolare delle diverse forme di porfiria.